Massimo, ospiti da Alfa Comics a Genova per restituirgli il suo momento di gloria che ha perso sul palco perché sennò perdeva la macchina che lo portava a casa. Sì. Ciao Massimo. Ciao. Piacere Alessia. Non ci siamo mai conosciuti. No, però vabbè. Non abbiamo mai avuto questo piacere neanche a Brignole. Però vabbè, prima volta che ci vediamo, però vabbè, facciamo così. Va bene. Volevamo restituirti qualcosa, qualche minuto giusto del tuo momento di gloria che non hai avuto sul palco di La Spezia Comics and Games. Sì. Quindi la prima domanda classica e più normale può essere: come mai hai scelto il personaggio di Woody? Ok, allora ho scelto il personaggio di Woody perché... Allora, per prima cosa perché questo personaggio mi ha portato avanti da quando sono piccolo e mi ha fatto anche crescere, quindi mi sembrava anche giusto cercargli di dare quel momento per dirgli praticamente grazie di quel percorso che mi ha fatto fare, per prima cosa. E poi per seconda perché questo personaggio l'ho iniziato a fare grazie a uno spettacolo teatrale. Dopo quello ho iniziato a vedere che mi ci muovevo bene dentro. Ho detto, cavolo, allora dovrei farlo un po' meglio e cercarlo di portare in giro. Allora da lì ho iniziato a modificarlo, a fare bene la camicia, a fare il gilet, a fare tutto bene, e poi da lì l'ho portato a Lucca e poi allo SMAC di Genova e poi alla Spezia Comics. E ora passando avanti, come hai realizzato il tuo costume? Allora, per fare la camicia ho preso una camicia larga di mio padre e sempre con mio padre ho preso ovviamente una riga, lui mi teneva la camicia bella tirata, io andavo lì e prendevo con una riga una squadra normale, un pennarello rosso indelebile e tracciavo le righe. Ed è stato praticamente veramente molto difficile perché ha giocato a fare salto, tipo mi si muoveva un po', infatti ho delle spalature qua, tipo qua ho dei puntini, delle cose così. Il gilet l'ha fatto mia madre perché io non ci riuscivo. Le ho detto, mamma, guarda, allora facciamo così, siamo andati a comprare insieme il materiale, abbiamo preso la stoffa bucata, bellissima. La stoffa cazzi, quella lì. Poi due fili neri e uno bianco e li abbiamo intrecciati per fare il bordo, dato che Woody ha il bordo e non volevo solamente farlo disegnato, ho detto facciamolo in 3D. Allora abbiamo preso questi due fili, li abbiamo intrecciati e abbiamo fatto questa specie di contorno. Poi niente, per il resto la linea dietro era chimica. I jeans sono jeans normali, sono quelli che ho addosso, gli stivali sono stivali da cowboy, sono un po' corti, infatti dovrei comprarli più alti. E poi la cordicella l'ho fatta io, ho preso un anello di ferro, l'ho rivestito con dello scotch chiaro, quello piccata, e poi praticamente ho preso una corda, l'ho legata al cerchio, quel coso tondo, e praticamente ho fatto un buco nel gilet e ho fatto andare questa corda dentro. Ho messo un peso che ora è un sacchettino di sabbia, però poi lo dovrei modificare e metterci un pesetto, perché la sabbia ho paura che tipo se succede qualcosa si taglia, esatto. Tipo mi cade tutta la sabbia dietro, però fai una spiaggia privata nella schiena, va bene, è giusto. E quindi c'è questo peso che tiene la cordicella attaccata alla schiena e quando una persona tira il peso sale e quindi si blocca e comunque la maniglia si può tirare. Sì, si può tirare. È poco ora perché cioè tipo la corda è tanto così e quindi fra il peso e quando è tirata è così, quindi così non va, però per ora cercherò di almeno per Luca di fare in modo che sia almeno così, perché nel film cioè riesce anche a tirarla veramente tantissimo, cioè la scena per esempio che è sull'aereo la tira almeno di 3 metri per lanciarla e aggrapparsi all'estremità dell'aereo, quindi però almeno un po' più. Pensi di salire sul palco facendo la gara o no? Sì, ora stavamo provando, come ti avevo già detto prima, a fare il cosplay Buzz Lightyear con un amico e infatti ora mentre noi stiamo parlando lui è a Savona che sta comprando il materiale proprio quando in questo momento e dobbiamo fare questo cosplay e appena avremo finito di fare il suo personaggio poi inizieremo a pensare alla scena da fare a Luke, però anche se non riuscissimo a fare il suo, cioè proverei a farlo come l'ho fatto in queste due gare da solo, farei la stessa scena. Una curiosità, sì. Una collega Federica che era in giuria, ma quando ti sei lanciato sul palco, sì. Ti sei caduto, ti sei distrutto un gomito o il gomito è sopravvissuto? Allora, il gomito sta benissimo, la mano si è un po' rotta, tipo qui,
vedi che ho rosso, perché praticamente dovevo buttarmi. Allora, allo smack per esempio mi sono buttato meglio, infatti non mi sono fatto niente, però, cioè mi sono buttato meglio per il mio corpo, cioè non mi sono fatto niente, però se guardavi da fuori non sembrava tanto la caduta di Woody, era più una caduta da mi sono rotto le gambe. Invece quella alla Spezia era proprio, l'ho fatta molto meglio, era più la caduta di Woody, era la caduta proprio di un giocattolo che viene lanciato, fa finta di essere lanciato, sì, per dare l'impressione che il padrone l'abbia buttato lì. Perché che infatti l'ha buttato? Sì. E quindi ho dovuto fare questo saltello e cadere e mi sono fatto male, però vabbè, quando ho visto poi il video e ho detto ah cavolo, l'ho fatta giusta, era la cosa credo più bella, perché ho detto lì se fosse stato animato al computer sarebbe stata la scena di Toy Story, sarebbe stato proprio, sì, quella. Abbiamo già parlato di Luca e quindi immaginiamo già, cioè già accennato qualcosa delle migliorie, sì, che vuoi portare a questo costume, ma hai anche dei progetti futuri di cosplay, cambiare personaggio, o per ora stai solo puntando a migliorare Woody? Allora, per ora sto puntando a migliorare Woody. Una cosa che mi era proprio passata per la mente, però cioè ci sto un attimo pensando, perché per ora vorrei continuare a portare in giro Woody, però un personaggio che mi era venuto in mente che potrei riuscire a far bene era Rufy di One Piece. Sì. E quindi, non lo so, però avrei anche quell'idea. Cioè, se un giorno mi dovessi stancare di fare Woody, credo che inizierò a fare Rufy. Quindi tu vuoi comunque vedere il cosplay qualcosa che ti piace, non solamente, sì, una serie di costumi, una dietro, sì, l'altra, sì, una volta, una cosa diversa. Non mi piace quest'idea di dover per forza ogni volta cambiarlo, perché bisogna farsi vedere più di tutti. Cioè, io preferisco avere un costume che mi porta in giro da anni. E questa è una bella cosa, rara, devo dire, perché sono tanti che penso magari sono le due o tre fiere e cambiano costume. Vedo così, perché poi sì, anche quello. Però tu non l'hai visto. Però noi abbiamo fatto anche il video di quando ti abbiamo chiamato sul palco. Ah! Perché noi facciamo? Allora, noi abbiamo deciso di premiare qualcosa che ci riportava la nostra infanzia, qualcosa che ci ha riportato bambini e magari ci ha fatto vedere anche altri. Il bambino lo è adesso. Abbiamo scelto Woody di Massimo Mangione. Noi siamo anche saliti sul palco a chiamarti. Sì. E questa non te l'ho detto, te lo faccio vedere. Ah, infatti. Infatti sei tu? Sì. Questa è Federica, non mi puoi tanto raggiungere. Perché io sono abbracciata un po' di Miccione. No, non sono solo una. Cosa c'è scritto? Sto facendo lui? Non la farmi ricordarmi il tuo nome. Lui intanto che si gratta il braccio. E nessuno apparì alla presentazione. No, è apparso poi Fabio. Sì. Dopo, vabbè. Non c'ero. No, tipo. Ok, Massimo, sali! Massimo! Cercatelo! Magari in bagno! Sguinzaglia dei cani, trovatelo! Smithers! Per i cani! Qui possiamo finalmente consegnare l'attestato. Che bello. Vincita del tuo premione. Primo premio. Mister Movie, la nostra prima edizione, e il Blu-ray di Rush in Steelbook edizione limitata e di Capitan Harlock. Ok, bellissimo, grazie. Ti piace, è commosso, sta sbavando. Poi la bava alla bocca. Ok, congratulazioni. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Yeah. Ok, quindi qui finisce.